Al Comunale di Penne, i biancorossi ospitano il Ponte Vomano nella gara valida per la 22esima giornata di campionato. Dopo la sconfitta in casa della Torrese, il Penne vuole rilanciarsi in zona playoff con mister Pavone che sostituisce l'infortunato Iannascoli Correale. Sul versante opposto mister Capitano non recupera Manuel Di Sante e lancia Gentile, Maranella e Lati di Pallitti. La tifoseria di casa ha voluto rendere omaggio con uno striscione alle vittime di Rigopiano dopo 2 anni dalla tragedia. Fischia puntuale il signor Varanese di Chieti, coadiuvato da Bruni e Lorenza Caporali. Il Ponte Vomano parte meglio rispetto ai locali, al settimo Gentile trova un varco a sinistra e fa filtrare un pallone pericoloso che Pallitti non riesce a deviare in porta. Le offensive degli ospiti passano sull'asse Gentile Pallitti, al 10° minuto assist del primo e conclusione del secondo, ma D'Amico para. Sul ribaltamento di fronte il signor Varanese decreta il calcio di rigore a favore dei padroni di casa per l'intervento di Samuele Di Sante su Di Ruocco. Dal dischetto cacciatore non sbaglia, il 12° porta avanti i suoi. Il Ponte Vomano prova a reagire 2 minuti dopo esibendosi in uno schema su calcio di punizione che culmina con la conclusione di Davide Di Sante che non crea patemi a D'Amico. Al 20° ci prova Durazzo ma il suo tiro a giro viene deviato in corner dal portiere. Ancora ospiti pericolosi al 24° Davide Di Sante pennella una punizione nel cuore dell'area trovando il terzo tempo perfetto di Maranella ma il numero 1 si distende bene e salva la porta. Alla mezz'ora torna a farsi vivo il Penne, sventagliata millimetrica di cacciatore per Di Ruocco che converge e calcia a botta sicura ma Di Martino risponde presente sventando anche il successivo rimpallo. Dal corner che segue il Ponte Vomano ribalta l'azione da difensiva offensiva e Gentile lancia Pallitti a tu per tu con D'Amico, ma ancora una volta il numero 1 sbarra la strada respingendo un tiro tutt'altro che irresistibile. Al 34° la punizione di Francia gira la barriera ma non ha i giri giusti per gonfiare la rete. Al 38° Di Ruocco scappa via sulla destra e serve sul dischetto del rigore cacciatore che prova l'acrobazia al volo ma Di Martino attento e para. Si va a riposo sull'1-0. Nella ripresa il bel gioco fa spazio a un eccessivo agonismo a farne le spese Reale che al 13° riceve il secondo giallo lasciando l'inferiorità numerica ai suoi. Mister Pavone corre ai ripari inserendo Rossi per Rosini. Al 22° il contatto tra Di Remigio e Gentile è valutato con un rigore dal direttore di gara. Non poche le polemiche scatenate in campo dopo che il guardalinee si è mostrato in disaccordo con l'arbitro. Davide De Sante rimane freddo e non sbaglia, pallone da un lato, portiere dall'altro, partita in parità. Al 28° il Penne prova a rendersi pericoloso ma il tiro di Rossi sfiora la traversa. I biancorossi con la forza della disperazione attaccano a testa bassa, Di Ruocco salta l'avversario e scarica un destro che Di Martino para a terra. Al 39° cacciatore controlla un pallone vagante e da 25 metri lascia partire un sinistro violento che sfiora l'incrocio. Ancora il numero 10 pericoloso al 45° ma il suo sinistro termina smorzato sul fondo. Finisce così con un pochi nervosismi da parte dei locali che recriminano l'arbitraggio di giornata. Un punto per parte che rallenta le rispettive corse ma che non cambia di molto la classifica. Le interviste di Mattia D'Achille. Oggi parte l'inferiorità numerica, io non mi lamento mai degli arbitri ma vediamo le immagini, l'arbitro ha dato un rigore scandaloso e punizione per noi ha dato il rigore contro. Io non voglio protestare contro il tutti possono sbagliare ma poi l'arroganza che lui ha messo durante la partita pure nei nostri confronti nei confronti dei giocatori è stata veramente una brutta cosa, una brutta pagina da chiudere. Uno può sbagliare un errore però la presunzione è, cioè oggi non voglio parlare di calcio perché per me è stata una buona partita, la mia squadra abbiamo fatto una buona partita, ma sono episodi che ti condizionano. Penso abbiamo fatto una buona partita, paradossalmente forse siamo stati più bravi nel primo tempo dove abbiamo chiuso in svantaggio, però credo che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, meritavamo sicuramente qualcosa in più. Paradossalmente, ripeto, forse dopo l'espulsione abbiamo trovato subito il pareggio con quello al rigore. Mentalmente abbiamo avuto un po' di paura, forse paura di vincerla, provare a vincerlo.